Ragazzi, che bello, finalmente inizia la scuola, io non ci devo andare. A parte ciò, il mio essere non più membro della scuola mi rende automaticamente un esperto di scuola. Anche perché sono uscito con 100, sì, sono un secchione. Quindi ora vi spiego come evitare che l'inizio della scuola sia particolarmente traumatico. E magari alcuni di voi penseranno, ma a me non dispiace tornare a scuola. Bene, sbagliate. Lo dicevo anche io e lo dite voi perché la pacchia dell'estate vi sta iniziando ad annoiare. Vi siete dimenticati cosa significa doversi svegliare presto tutte le mattine, fare cose che non si vogliono fare e fare cose brutte che adesso non mi vengono in mente. Non fraintendetemi, a me piaceva la scuola, andavo all'artistico, facevo quello che volevo, rosicavo solamente perché non avevo tempo per fare video. Ciò non toglie che l'inizio della scuola rischiava comunque di essere traumatico. Questo perché cambiare le abitudini da un giorno all'altro è sempre traumatico. Se mangiate come porci tutti i giorni per 3 mesi, non sarà facile ricominciare da un giorno all'altro come se niente fosse a mangiare sano. Per la scuola è lo stesso. Avete disimparato a svegliarvi presto, a studiare, a stare seduti e fare le altre cose che si fanno a scuola ma non si fanno in vacanza che adesso non mi vengono in mente. Quindi bisogna evitare che avvenga questo trauma, per un motivo ben preciso. Quando si viene da un periodo di nulla facenza, si tende a dire, ma sì, studierò quando ci sarà più roba da fare, le verifiche, eccetera, eccetera. Ma se si rimane indietro, in verità si accumula la roba, e quando dovrete studiare veramente non avrete ancora riacquistato la capacità di studiare, e quindi succederà un casino. Insomma, se non iniziate bene da subito, poi farete molta più fatica di chi è riuscito a rimanere in pari con il programma e troverà molto più facile continuare a studiare. Questo perché, se si fa sempre tutto, le cose da studiare giorno per giorno non sono tante. Io, da quando sto alle scuole medie, ho l'abitudine di fare i compiti il giorno stesso in cui vengono assegnati, per non avere l'ansia di dover recuperare. In questo modo risparmiamo anche fatica. Qual è il modo per non rendere l'inizio della scuola traumatico? Dovreste iniziare a cambiare le abitudini prima di iniziare la scuola. Ritrovate i ritmi del sonno, andando a letto presto naturalmente inizierete anche a svegliarvi presto, perlomeno non faticherete a farlo. Guardate i programmi dell'anno scorso, giusto per avere un'idea di quali saranno i primi argomenti ad essere affrontati. Cercate di fare tutto quello che potete prima che inizi la scuola, perché una volta iniziata avrete anche altro a cui pensare. E in questo modo iniziare potrebbe non essere del tutto il più totale panico misto a disagio, forse. Nel senso che una volta che vai bene e prendi il ritmo e non devi recuperare nulla, non c'è nessun motivo di stare in ansia e andare a scuola diventa anche un piacere. Comunque ho fatto questo video solo per dirvi che per me l'inizio della scuola non esiste. Tiè, e per voi sì. Siete felici? Scrivetelo in un commento. Se avete trovato il video utile, condividetelo con i vostri amici studenti e mettete un bel mi piace. Tenetevi aggiornati iscrivendovi al canale e seguendomi su tutti quanti i social che ho messo in descrizione. Ciao!